Siamo con il rettore del Convitto Nazionale Mario Pagano, Rossella Gianfagna. Dunque, tra pochissimo, questione di minuti, si accendono le luci sulle convittia di 14ª edizione qui a Campobasso. Sì, sembrava un sogno e oggi siamo qui. Ed è bellissimo vedere questa palestra, sta colma di giovani, appunto tutti quanti dalle varie parti d'Italia, pronti per sfidarsi. Domani, da domani iniziano tutte le competizioni, quindi veramente bello per la nostra città. Abbiamo già fatto i numeri di questa manifestazione, ma adesso che siamo nel vivo ricordiamo ancora una volta, diciamo, questo nostro Molise che ha questo booster d'entusiasmo e di wow, come abbiamo detto anche in altre situazioni. Sì, beh, 21 convitti, 700 atleti, in più ci sono anche diverse famiglie. Da venerdì verranno anche i rettori, perché poi ci sarà l'assemblea dei rettori qui nel Molise per la chiusura, diciamo, delle convittiadi, quindi devo dire che come i numeri sono molto ma molto importanti. Ma in generale è una città che si è messa in moto, l'InfoPoint, che ci anticipava il sindaco, potrebbe essere l'embrione di quello che sarà, cioè nel senso che comunque c'è l'idea di far restare poi un InfoPoint stabilmente in questa città, ma anche la performance d'apertura che, se non sbaglio, ancora non vediamo quindi non spoileriamo, coinvolge ragazzi di diverse età, coinvolge professionisti che hanno comunque messo a disposizione la propria opera, la propria arte per questo evento. Sì, la bellezza, diciamo, di questo evento è che praticamente ci sono le scuole, ci sono i giovani e appunto anche le scuole di danza, come ci sono i professionisti. Quindi c'è tutto, praticamente sono scesi in campo tutti, tutti hanno messo a disposizione la propria professionalità e questa è la cosa bella. Che cosa possiamo dire, come, diciamo, a un minuto prima di salire per dare poi la formula ufficiale di apertura dei giochi? Beh, io direi soltanto buon giochi a tutti e godiamoci questa settimana di sport e di gioventù dopo 2 anni di pandemia.